Sopravvissuti, bentornati sul canale. Dobbiamo fare un piccolo voiceover perché ho registrato il primo episodio, o meglio, ho registrato l'episodio che avreste dovuto vedere oggi, ma il microfono, non ho capito per quale motivo, purtroppo non funzionava e quindi vi spiego brevemente che cosa è successo. Ero uscito per andare a cercare il telo blu da mettere sul raccoglitore d'acqua, ma nel frattempo ho fatto un frontale allucinante con una macchina ferma per strada e la macchina mia si è praticamente distrutta, mancava uno sputo di vita al motore, quindi scendo a piedi e inizio a cercare da qualche parte un kit di riparazione. Nel frattempo però, visto che c'era una bufera che non smetteva più di imperversare, mi sono ammalato, mi sono preso una leggera influenza e ho pensato, cavolo, a casa ho quello che mi serve per guarire, quindi dovrei tornare a casa, ma ormai stavo in giro e quindi mi sono messo a ispezionare un pochino. Ho trovato un orso buggato in una porta, non fate domande ragazzi, ma era buggato nella porta, per fortuna, sennò mi avrebbe ucciso. E poi nel frattempo però, ispezionando, ho trovato un'altra macchina, ho scambiato i pezzi in maniera tale da utilizzare l'altra macchina per ripartire e girovagando ho trovato l'entrata della città e ho trovato il telo. Sono quindi tornato a casa, ho costruito il raccoglitore d'acqua, ho preso le medicine e sono guarito. Oggi, quindi, torniamo in città perché vorrei sinceramente esplorarla e vedere un attimino che cosa si nasconde in città. Detto questo, partiamo. Eccoci qua sopravvissuti. Allora, ho spiegato brevemente. Fate casa le cuffie, purtroppo momentaneamente te lo uso a queste perché le mie cuffiette care, carissime, sono definitivamente morte, ma a breve ne prenderò delle altre. Non stacco le cuffie perché sennò devo giocare col volume bassissimo, altrimenti ci sarebbe un po' di ritorno nel microfono, leggero, ma ogni tanto si sente e dà fastidio. Allora, abbiamo detto che per andare in città devo vedere un attimino che cosa ho. Allora, io qua ho trovato la canna da pesca. Intanto dovrei costruire un'altra cassa perché non c'ho veramente più spazio, quindi farei così. Facciamo al volo un altro storage. Niente raga, aspettiamo che faccia giorno e poi andiamo in città. E certo non ci andiamo di notte. E nel frattempo controllo quello che riesco a, quello che posso craftarmi. Ah, vedi? Mi ha dato direttamente una bottiglia d'acqua. Quindi anche con la neve funziona. Io ci avevo messo sto barattolo vuoto perché pensavo magari che servisse un recipiente. Invece no, mi dà automaticamente l'acqua. Vabbè, me la dà in bottiglia. Ok, ci sta. E anche con la neve funziona, buono, buono. Ah, nel frattempo mi sono costruito una stazione chimica, un banco di chimico, insomma, e un convertitore di grasso, che però attualmente non credo potevo usare perché non ho il grasso. Non ho il grasso animale da convertire in olio, quindi non lo posso utilizzare. Vediamo piuttosto qua. Ah, vedi? Trattamento per l'infezione, il medikit, 5 painkiller e 2 rags. L'acido sulforico e l'acido nitrus, non lo so. Possiamo fare painkiller, il gunpowder col carbone e il saltpeter, che no, il salnitro, penso sia, non lo so. Ok, vabbè, niente, aspettiamo che faccia giorno, ragazzuoli. Ok, eccoci qua. La nottata è andata bene, per fortuna, però devo mangiare qualcosa. E direi di mangiare questo. L'unica cosa, mannaggia, è che non mi piace come sto messo per quanto riguarda la vita. Sto messo male. Sto veramente messo male per quanto riguarda la vita. Vediamo un po'. Questo non mi serve, via. Abbiamo ste cose. Abbiamo solo 2 bende, raga. Abbiamo solo 2 bende. C'ho questo. Però è pire. Boh. Aspetta un po'. Ma porca miseria.
facciamo una bottiglia di... Non me ne ero accorto. Facciamoci un paio di medikit. Facciamoci un paio di medikit. Una non ho potuto fare. E ho finito... Ok, perfetto. A posto. C'abbiamo un medikit. Oh, meglio che niente, certo. Abbiamo bruciato sia le bende che... Vabbè, ora di che è particolarmente valido, raga. Per forza. Allora. Posiamo sta roba. E a sto punto direi... Direi che andiamo. Direi che andiamo. Lo riprendo il macete. E via. Si va. In città. Scherziamo? 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 Mo che cosa è successo? Poi tra l'altro mi avete detto che c'è un tasto per flippare la macchina, ma io sinceramente non ho capito come si fa. Non è possibile, non è. Non è possibile. La macchina si cappotta da sola. Ragazzi, questi sono i tasti, eh. Crouch, ok, walk, sprint, combat stance, camera left, flare, interazione, inventario, fire M, finisher, reload, ground attack, primario, secondario, sidearm. Cioè, non c'è. Non esiste questa feature che mi avete detto. Non si può flippare un cazzo. Cioè, non c'è, io non ci credo. Io mi rifiuto di credere a sta cosa. Cioè, non è possibile, raga. L'avete visto, non c'era niente. Non c'era niente. Sono andato a sbattere al nulla. Che cazzo, però. Dai, così no. Così mi incazzo. Non è possibile. Cioè, non me posso giocare le macchine a sta maniera, però, santo Dio. Fatemi mettere un qualcosa. Oh, vabbè, troveremo un modo di recuperarla, signori, per forza, perché non la posso lasciare là. Cioè, oh, va bene che va bene. Ma fatemi sapere nei commenti come faccio a flippare la macchina, come faccio a ritirarla su. Cioè, un motivo, un modo ci deve essere, ragazzi. Non è possibile, non è. Non è possibile. Comunque. Vabbè. Allora, qui ci avevo trovato il telo. Sono le sigarette. Che dovrebbero essere una merce di scambio, però... Burro d'arachidi. Bende, buono. Anzi, questa vi dirò, la uso subito. Sì. Ah, 56 di vita, dai. Buono. Buono. Ah, o è la neve. Che ne so. Vado a mandare un giro del binocolo perché... Ho skillato ancora il binocolo, infatti adesso vediamo ancora più lontano. Painkiller, buono. Le munizioni non me ne frega niente, queste le usiamo subito. Mannaggia la miseria. No, quando succedono... Oh, gli odi. Buono. Quando succedono queste cose veramente rosico, raga. Ma rosico proprio... un piede di porco. Per le macchine e i veicoli? Come per le macchine?
Purtroppo non la posso prendere perché c'ho già ste cose. Poi ci torniamo. La cosa strana è che non ci sono zombie. Per ora. Per ora. Ok. Sto zaino è decisamente più grande. Direi che lo prendiamo. Sì. Ah già. Lo prima droppa al mio. Come si faceva? G, no. Non ricordo con... Ok, con U. Ok. Ok. Abbiamo uno zaino più grande che va bene. Ho fatto quel fischio. Mi sarei tranquillamente evitato. Mi sembra che non ci sia. Però la telecamera, su. La gestione della camera la dobbiamo un attimo rivedere, Questa la prendiamo subito. Prendiamo pure le batterie. Ok, abbiamo la vita all'86%, va bene. Batteria alla pio, poi sarà da mangiare. Ovviamente. Consuma, il resto lascio là che... Non voglio riempire lo zaino di roba. Allora. Ok, e questa casa l'abbiamo visitata. Io lascerei a te. Vai con la bufera di neve. Ma la cosa migliore che potrebbe succedere adesso è trovare un'altra macchina, signori. No. Meglio mia. Meglio la mia di giacchetta. Sì. Penso che mi conviene che me levo dalla strada perché... Facciamo... guarda qua! Vediamo pure questo, va, che se ne rompe uno... Sì, purtroppo si compenetra malissimo col giacchetto. No. No, non ci credo. Non ci credo. Eccoli. Arrivano da sopra. Da qua giù. Però io sento suoni. Ma dove sta? È chi là? Ma non mi hanno visto? No. Sono... spawnati tutti insieme all'improvviso, raga. Forse non li vedete bene, ma stanno qui, ce ne sono una marea. E non mi hanno visto. Ok, io andrei dalla parte opposta. De corsa. Via. Via. Cavolo. Perché frizza? Loro stanno di qua. Io ci dovrei andare qua, Sono una marea, quelli mi sfondano. Oh. Chissà che magari... Secondo me... Raga, mi dispiace troppo che c'è la telecamera. Non avete visto l'headshot assurdo che ho fatto. Guardate questo qui. E comunque sto nascosto, quindi non dovrebbero beccarmi, no? Bello! Rottissima palestra, ragazzi. Rottissima. Rottissima. Se partiva un altro coso...
Altro allarme. Oh. Questo non l'avevo visto. Allora, finché loro non vedono me, non c'è problema. E quando so io che non vedo loro, che sorge, che sorgono i problemi. Amore, se questo lo vado ad affrontare, se sta da solo, bene. Se non sta da solo, c'ho pure a me ne attira una marea tutti addosso. Ok. Ok. Qua dentro ci potrebbero essere altri zombie, per quanto mi riguarda, perché no? Cos'è? Medical face mask. Ah, la mascherina chirurgica. Ma aiuta se c'è quando c'ho l'influenza, tipo. Però serve a me. Non serve a proteggere me dall'esterno, ma l'esterno da me. Cioè, quindi, tipo, forse mi abbassa il rumore che faccio quando tossisco. Potrebbe essere. Come i fazzoletti del zomboid. No. 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 Ti muori di freddo. Certo, questa sarà il 13%. Questa è il 62%. Best insulation, no. Decisamente. Questa non me la fa snappa. Vabbè. Decisamente ci teniamo quella nostra, il nostro bel parca. Raptor Hoodie. Qui sembrerebbe che altri zombie non ce ne siano, eh. Appunto. Perché non stavano qui, stavano fuori. Ma dovrebbero buttare giù la porta tipo subito. Ma in realtà no. Non subito. Arriva. Sparito. Scomparso nel terreno. Cazzo. No! Non vale. Non vedo un cazzo. Mamma mia. La paura che mi fanno questi. La paura che mi fanno questi con le bombole, che sono talmente imprevedibili. Allora, che cosa vediamo? Vediamo una marea di zombie. 4 qua. 1 qua. 1 qua. Qui c'è sta cosa verde che non so cosa sia. Qua ce ne stanno 5. Un'ambulanza. Potrebbero essere rifiuti tossici questi verdi. Boh. Allora, intanto è migliorato il tempo, quindi buono. Questi. Stai bene dove stai. Mori. Ok. Vamo a ripiare la freccia. Da dove cazzo siete usciti? Ma non è... Madonna. Non erano così tanti, oh. La balestra la dovrei usare per farla stealth. E quando me beccano, purtroppo... tu me preoccupi. Tu me spaventi e lo sai. Liscio clamoroso. La bombola non ne ha più, raga, quindi è...
Ma non lo pio lui? No. Non è immune alle frecce. Bene. Bene. Buono. Purify tabs. No, sta roba non mi serve. Oh 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 oh. Mamma mia, te ti ha detto bene che c'ha l'altro dietro di te, se no ti spaccavo. Bello, bello. Allora, la mazza baseball è quasi andata ormai, ragazzi, eh. Crossbow? Dammi a me. La mazza da baseball è quasi andata. Sarebbe dentro questi edifici per vedere che c'è. È entrato il tizio e corre. Bene. Che mai droppato? Ah. Va bene. Il fatto che le case siano tutte uguali mi manda una cifra in confusione. E anche segnarmi i posti dove sono già stato non è che serva tanto, perché tanto ogni tanto il loot ritorna. Vedere. Sì. Sì. È pulito. Stavo pensando che in realtà mi sa che dentro qua non possiamo trovare veicoli. Perché non possiamo entrare col veicolo, a meno che le strade sono chiuse. Quindi qua dentro non possiamo trovare veicoli funzionanti. Se dovessi trovare un veicolo funzionante lo sicherei tanto, perché non lo potrei portare fuori. Però non credo. Questi palazzi sono chiusi. Non è che c'è chissà quanta roba interessante in città, però, eh. La dovremmo esplorare meglio per capire se effettivamente questo posto che è. C'è la telecamera mia, ragazzi, purtroppo non vedete, ma stavo... L'ho mancato, purtroppo. L'ho mancato clamorosamente, ma... Preso. Preso. Preso, mamma mia. Cioè, a che mi serve l'abilità con la balestra, ragazzi? Ho già un cecchino allucinante. Mamma, oh, 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 oh. È rotta, raga, è rotta, 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 rotta. La balestra è rotta, rotta, rotta. La balestra è vera. Oh, che cazzo sei tu? La balestra è rottissima, raga. Ma proprio tanto, tanto, tanto. Ma che cos'era questo che esplode? Sicuro esplode. O esplode o comunque è tipo tossico, non mi ci devo avvicinare. Ma molto, molto più probabilmente è tossico. Più che esplode. Okay, il nostro personaggio è un caterpillar, eh. Allora lui lo possiamo fregare con la balestra. Sì, però lo devo via. Per fregarlo con la balestra va anche colpito. Ok. Vediamo un po'. Se riusciamo. Lo si avvicina. Mamma mia, signori. Quella ha spaccato la porta per sport. Tanto per.
Però poi mi è venuto dietro a me. Penso che l'ultimi colpi e poi la mazza baseball ci lascia, eh. Sto cercando in tutto ciò di non pensare alla macchina, perché sto evitando di pensare alla macchina. Sto giro ci tocca tornare a casa a piedi, non so se ti rendo l'idea. Sta la bevemo. Oh, ma come so? Ma sta a fa buio? No. No, sono le 15:40. Oddio, certo che... Ancora regge? Ancora regge. Dico certo che forse non mi conviene... Rimane qua troppo. Olio! Questo mi torna molto utile. Dobbiamo fare il generatore a casa, eh. Dico, non so se mi conviene rimanere troppo qua, perché se poi fa buio... Ricordiamo se che stiamo a piedi, eh. Ricordiamoci che stiamo a piedi. Porca miseria. Da dove arrivate tutti voi? È indistruttibile la mia mazza da baseball. Non ho capito. Sto crepando. Scusa, ma... Cioè, l'audio invertito. Sentivo gli zombie a sinistra, a destra, e gli zombie a destra, a sinistra. Cioè, avevo le cuffie girate. Capita. Facciamo finta di nulla. Comunque, medikit subito. Mi porterà a 100 almeno. Sì, il medikit mi porta a 100. Buono, buono. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. A breve, raga, probabilmente domenica. Quindi domani. Sì, perché sto video, raga, il discorso che ho fatto prima lo sto registrando adesso. Per questo ho anche detto su Discord che il video di oggi l'avreste visto un po' più tardi. Domani o lunedì, vediamo un attimo, dovreste vedere un che cos'è. Molto figo. Molto figo. Le munizioni che non servono a niente. Dai, sti muri. Ci sono altri zombie. Qui stiamo a ridosso della parete. Ma dove sto? Ah, sto qua. Ok. Io vorrei continuare l'esplorazione, raga, anche perché penso che la notte la passeremo qua. Quello che vorrei capire è perché la mazza da baseball non si rompe. Allora, non è riparabile. Perché non è riparabile, questo l'abbiamo capito. E quindi... Non ho capito. Cioè, la lancia mi si era rotta. La lancia mi si è rotta. E quando si è rotta mi è esplosa in mano. E la mazza da baseball, no. Ah, tra l'altro un'altra cosa che non avete visto. Poi magari nel montaggio l'avrò messa, quindi a posteriori poi ve la farò vedere. Che nello scorso gameplay abbiamo beccato un cane. Questo è tipo un centro commerciale. Qua dobbiamo entrare. Lì dobbiamo entrare. Abbiamo beccato un cane, quindi ci sono anche gli animali zombie. O perlomeno i cani. I cani zombie, sì. I cani zombie, sì. Allora, signori, io cercherei un posto dove nascondermi. Che però non trovo.
C'è un edificio. Oh. Ma c'è un cantiere? Guardate qua gli zombie che ci stanno. Qua sarà tosta. Effi, è qua, non te pare. No, ragazzi, devo trovare un posto dove nascondermi, dove passa la notte. Forza. Però secondo me... No, non ci sono zone dove posso trovare veicoli qua. Ah, nascondiamoci dentro questo edificio qui. Questo sulla destra. Che sta anche relativamente vicino a qua, che potrebbe essere un valido punto di fuga. Oh, fortuna che si è aperta. Se buttiamo qua, da mangiare ce l'abbiamo. Abbiamo tutto quello che ci serve. Ce ne stiamo buoni buoni. Tranquilli tranquilli. È un po' prestino. Oh, metto qua. Allora, che stai facendo? Sono le 17:35. Ok. Signori, come ho detto, io mi fermerei qua. Nel prossimo episodio, sicuramente... Buono. Maiale e fagioli. Nel prossimo episodio, sicuramente, andiamo a vedere che cosa c'è in quel... quello pseudo... Sembra un centro commerciale o comunque qualcosa del genere, un magazzino o simili. Quindi andremo a vedere che cosa c'è lì. Poi speriamo trovare un altro veicolo, perché purtroppo il nostro è andato. Tra l'altro, ripeto... Per chi mi ha detto che c'era il modo per flippare, per riaddrizzare la macchina, ragazzi, ditemi come. Ditemi come, perché ho provato tutti i tasti e non ci sono riuscito. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.